Cari amici di Endu Channel, ben ritrovati. Stamattina sveglia alle 5, destinazione Passo di Lavazze, siamo in Trentino e oggi incontreremo tre atleti azzurri della combinata nordica, esattamente quella del salto e dello sci di fondo. Con loro scopriremo questo angolo meraviglioso della Val di Fiemme a quota 1800 metri. Gli sci sono pronti con le scarpe e i bastoni, una carica di energia e siamo pronti per partire. Volkswagen. Oggi Passo di Lavazze, ragazzi, 1800 metri, servirà tanto fiato, ma mi sa che anche oggi è una di quelle giornate in cui si fa fatica e allora andiamo, seguiteci! Oh, eccoli qua! Ciao Carlo! Sembrate tre cecchini pronti ad aspettare la vittima. Abbiamo anche prenotato il sole. Bravi, questo devo dire, avete fatto un'ottima scelta. Passo di Lavazze con il sole è una meraviglia. Compagnia di due splendide ragazze e un bronzo olimpico. Oggi io sono un uomo felice. Vediamo alla fine cosa ne fa. Esatto, i conti si fanno alla fine, giusto? Oggi scio con una medaglia olimpica, non è che capita tutti i giorni, Senti, ma la tua storia, Ale, a me piace un sacco, perché inizia a 16 anni con le Olimpiadi di Torino 2006, vero? È stato questo il mio primo appuntamento tra i grandi, è anche un bellissimo trampolino di lancio per me, perché chiaramente poter correre un'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti e farlo a 16 anni è stato davvero speciale. Dopo quella c'è stata Vancouver, 4 anni dopo. Quello posso dire che era già molto diverso, era un appuntamento che ho anche preparato, la sentivo più mia perché insomma a 20 anni sapevo di poter già dire la mia e mi sono preparato molto bene, avevo già ottenuto 3 podi in Coppa del Mondo in quella stagione. Un tuo storico allenatore, Sepp Canetti, un giorno in un'intervista mi disse che tu eri l'atleta ideale da allenare. Metodico, rispettoso delle regole e sempre concentrato, è vero? Ma diciamo che è una questione di fiducia anche tra allenatore e atleta. Io con Seb mi sono sempre trovato molto bene, è un grande allenatore, mi ritrovo tanto in lui, molto preciso, una grandissima passione per quello che fa, continua sempre a cercare la perfezione, diciamo, in tutto e quindi ti invoglia anche ad essere più metodico, più preciso anche tu come atleta. Oh, ragazzi, Ale, ma sono solo io che ho il fiatone o tu no? Niente. Ma dai, leggermente. Non ti sei anche scaldato? Ancora qualche giro mi scaldo anch'io. Mi sa che tra un po' ti lascio andare, sai. Però
prima volevo capire da te questo incontro tra due discipline così diverse tra di loro. Il salto a trampolino che richiede forza esplosiva nelle gambe contro il fondo, che invece è uno sport fondo, direi endurance. Come dicevi, appunto, sono due discipline totalmente diverse, quindi a livello tecnico, diciamo, fibre veloci da una parte, fibre lente dall'altra, altissima velocità, altissima tensione da una, endurance e resistenza dall'altra, quindi momenti molto lunghi. È complicato da allenare. Non è facile. Anche di testa. Cioè, uno è uno sport, è una disciplina in cui in 5-10 secondi ti giochi tutto. Infatti. L'altra è molto tecnica, è molto tecnica nel senso tattica, scusa, quando si sì, è. Sì, bisogna stringere i denti dall'altra parte, tener duro. Faccio un po' fatica ogni tanto sul salto perché questi brevissimi tempi dove tutto deve accadere in modo perfetto, chiaramente due discipline così diverse non si può lavorare assieme su tutte e due, bisogna sempre cercare di dare un po' più spazio a una e meno all'altra e poi cercare chiaramente di riequilibrarle. Bello, e poi secondo me la cosa bella degli ultimi anni è che non è più uno sport per soli uomini, uno sport maschilista. Finalmente hanno accolto giustamente anche il mondo femminile, no? Ci ha messo un bel po' di tempo secondo me ad aprirlo anche al settore femminile e penso fossimo ormai uno degli unici sport con solo i maschi a gareggiare. Assurdo che non ci fosse ancora e quindi ben venga. Senti, tu friulano, razza Piave, sei stato accolto in Val di Fiemme, la Val di Fiemme che è la culla dello sci di fondo e del mondo nordico, perché tre campionati mondiali svolti qui, qui saranno le piste olimpiche di Milano Cortina 26. Come ti ha accolto la Val di Fiemme? Posso dire che la mia storia col Trentino, con la Val di Fiemme è ancora antecedente. Sì, molto, perché chiaramente qui a Predazzo c'è il centro più grande di salto e di combinata, quindi io già da ragazzino bazzicavo qua. Ale, so che mi avevi promesso un'oretta di chiacchierata, ti ringrazio, so che tu adesso ti devi allenare, andrai un'andatura decisamente diversa dalla nostra. Grazie per la tua aumento un pochettino, dai, non tanto. Disponibilità e ti auguro un in bocca al lupo, soprattutto perché è una stagione che promette bene. Grazie, speriamo. È partita bene, speriamo che prosegua. Che continui anche meglio. In bocca al lupo. Grazie. Ciao, a prestissimo. Ciao, ciao Carlo. Questo è il mio paradiso terrestre. Sei nata e cresciuta su queste piste? Direi proprio di sì, visto che abito a 5 minuti da qui. Basta che prendo la macchina, salgo su al passo e eccoci qua. E quando c'è il sole come oggi vedi questo panorama? Direi che è fantastico. Alle nostre spalle c'è l'Atema. Sì. Poi vediamo se mi ricordo il Catinaccio. Sì. Giusto? Corno bianco e corno nero. Questi qui due. Ti voglio. Allora, corno nero e corno bianco. Mi dispiace, ho sbagliato. Invece. Sì. Corno bianco e corno nero. Esatto. E gli occhilini sono qua sotto. Sono appena qua dietro. C'è Guarda. Anche la pista che ci porta direttamente agli occhilini, se vogliamo. Potrei star qui una settimana e fare 80 km. Probabilmente faccio tutti i giorni qualcosa di nuovo. Sì, non ci si annoia mai. Qui è bellissimo. Anche tu sei cresciuta qui? Sì. Quante ore di allenamento avrai fatto qua? Tante. La maggior parte sicuramente. Vi allenate un po' tutti qua. Questa è proprio un po' una palestra che però ha anche tanti amatori, anche tante persone che vengono qui anche solo a passeggiare. Certo, qua ci sono piste da bambini a amatori e chiunque voglia sciare qui è il posto perfetto. Poi si scia anche in altura, quindi anche un posto... 1800 metri, devo dire? Si sente. Me l'avete fatto sentire voi due, eh? Però il fondo non è fatica, il fondo è... divertimento. Bravissimo, è prendere la tua andatura, no? La tua velocità, e se prendi quella velocità poi la fatica in fondo non la senti. Devi fartela un po' amica. Così.
Con un paesaggio così, poi. Un paesaggio così. Mi avete tirato il collo, ragazze. Niente male, dai. Godetevi i vostri 20 anni, perché poi quando arrivano i 30 come i miei. Scherzo. Bella sciata. Bello averla fatta con voi e anche perché siamo su un parco scenico straordinario. Sembra di essere, no, in una cartolina. Quello di là è il Lagorai, che è l'altra catena che mi piace molto. 80 km di piste di fondo qui a Lavazze, si arriva fino agli Occhlini, si scende giù alla Malga, e d'estate qua ci venite? Certo, quest'estate poi hanno inaugurato anche la pista da Schirol. È lo sci nordico estivo, lo sci di fondo a rotelle, diciamo, che serve a voi per allenarvi e mantenere la forma fisica durante l'estate. Mentre qui d'estate è possibile anche venire in mountain bike, passeggiare, correre. Sì, poi qui d'estate è tutto pieno di prati, tutto invece di tutto bianco è tutto verde. E quello che noi lì non vediamo perché è ghiacciato, che cos'è? È un lago. Sì, esatto. È un lago, è un laghetto. Sbaglio, si può fare anche pesca. Certo. Perché io un'estate ho visto qualcuno con la pesca. Che... Anch'io, tutti gli anni al compleanno di mio fratello, appuntamento fisso, venire qui a pescare. Ah, e cosa si pesca? Trote. Trote, buone. Che tra l'altro le trote in montagna sono quelle più saporite rispetto alle altre, perché l'acqua è molto fredda e la trota, per proteggersi, aumenta il livello di grasso e quindi è al sapore, al palato, è molto più saporito. Bene, noi pensavamo di poterti insegnare tanto sul nostro territorio, ma questa delle trote ce l'hai insegnata tu, grazie. No, voi dovreste anche insegnarmi un po' a sciare, ma andate troppo forte per i miei gusti. Basta, vi saluto, ciao! Ciao! Questa disciplina così strana, che sempre per qualcuno è difficile spiegarla, combinata nordica, quindi è un insieme di due discipline che sono difficili da allenare insieme, perché una è, come dicevamo prima con Alessandro, una è forza esplosiva e l'altra è resistenza. Annika, tu dov'è che ti trovi meglio? Ma io mi trovo un po' meglio sul trampolino, perché avendo le gambe anche lunghe riesco a portare il culo più alto e quindi avere una parabola più alta. Devo dire che ultimamente sono contenta anche di come sto andando sugli sci, ho fatto molti progressi e credo... Hai le gambe più lunghe ma anche lo spirito più battagliero, forse? Sì, esatto, sono una che sicuramente non molla. Lo sprint l'ho vinto io, adesso vediamo chi arriva prima a mangiare. Beh, ragazzi, allora io, dopo una giornata così, brindo a voi, alla vostra compagnia e alla vostra disponibilità. Io con del bollicine Trento Doc. E voi con? Acqua naturale. Salute! Cin cin! Il bello della Val di Fiemme è tutto questo, la montagna, la natura, quello che offre per fare sport. Ma insomma, per voi vi reputate fortunate in tutto questo, cioè essere nate in una località, insomma, che consente anche di aver fatto una scelta di vita verso lo sport un po' particolare. Sì, ci reputiamo fortunate, tante volte lo diamo anche per scontato, c'è da dirlo, perché comunque
vivi qui, per te è tutto normalità. Grazie al turismo e alle altre persone ci ricordano quanto è fantastica la Val di Fiemme, il Trentino, e ogni tanto ce lo ricordiamo anche noi. Due ragazze come voi, 17, 25 anni, che cosa ha offerto la Val di Fiemme? Tanti dicono, ah, ma cosa avete in Val di Fiemme se non le montagne e lo sport? Però secondo me è un valore aggiunto, perché con lo sport riusciamo a crescere molto più in fretta e a essere più responsabili, autonomi, e sì, io lo vedo così. A mio avviso la Val di Fiemme è stata la culla dello sci di fondo in Italia, perché insomma ha incominciato a vincere una medaglia d'oro. Chi era? Vediamo un po' se ve lo ricordate. Franco Nones, 1968. Dove? Grenoble, 30 km di tecnica classica contro la forza degli scandinavi. E poi dopo 3 anni in questa valle nasce una gara che poi diventerà storica, che è la Marcia Longa. Quindi per voi questi elementi così di lunga tradizione, che cosa hanno rappresentato nella formazione vostra come atlete? Qua si cresce un po' a pane e sci di fondo, e quindi è normale magari anche solo all'inizio prendere gli scietti di plastica quando si è bambini e i genitori ti fanno girare in giardino. Quindi sì, è diciamo una filosofia di vita. Anche perché poi ti ritrovi nel cortile di casa 3 edizioni di campionati del mondo, no? E quindi sempre di più la Val di Fiemme è poi considerata proprio il punto di riferimento nello sci nordico. E trascina qui anche moltissimo turismo, ci sono molti ospiti durante la stagione. Parliamo del futuro, e del futuro qui c'è un grande appuntamento che ci aspetta fra 5 anni, che verranno qua le Olimpiadi, i giochi olimpici, 5 cerchi approderanno in Val di Fiemme, perché Val di Fiemme sarà la località per le prove nordiche, quindi per lo sci di fondo, salto a trampolino e combinata nordica. E voi? Un pensierino? Per noi sarà un evento storico, perché sarà la prima Olimpiade dove ci sarà anche la combinata nordica femminile, e vedremo. Sicuramente darò battaglia a Annika, perché non la lascio vincere così facilmente. E io altrettanto. Nei sogni, nei pensieri di due ragazze di 17-25 anni c'è, cioè, quando ti addormenti alla sera, il pensiero all'inno nazionale, al podio, all'atmosfera olimpica. Eh sì. Il pensierino ce lo fai? Sì, certo, sicuramente. Io mi auguro per gli amici di Endu Channel di ritrovarmi qui con loro, con Annika e Veronica, per magari intervistarle poco prima delle Olimpiadi e, perché no, anche poco dopo, magari con una medaglia al collo. Volentieri.